gremito in ogni ordine di posto, bellissima la cornice di pubblico. È appena arrivata anche la nazionale under 20 maschile di coach Pino Sacripanti, che assisterà alla finale. Abbiamo qui con noi tantissimi personaggi importanti alla finalina vinta dalla magica pallacanestro Castel San Pietro Terme sulla umana Orogranata Venezia. C'era il vicepresidente FIP Gaetano La Guardia, c'è l'arbitro più titolato Luigi La Monica, c'è Enrico Sabetta che domani dirigerà gara 4 della finale scudetto. Insomma, tanti tantissimi gli ospiti d'eccezione, non ultimo coach Franco Ghilardi al mio fianco. Io sono Luca Maggitti e insieme a coach Franco Ghilardi cercheremo di commentare questa bellissima e avvincente finale. Allora Franco, innanzitutto la GEAS, il GEAS Basket meglio, per il triplete, visto hanno vinto le ultime due edizioni, la Fortitudo Rosa per confermarsi outsider di grande livello. La tua analisi per iniziare. Hai detto perfettamente, il GEAS è la squadra favorita, vincitrice delle ultime due edizioni, conta di un roster tutto rispetto, tra le quali spicca sicuramente il talento di Cecilia Zandalesini e di Martina Kacerik, anche se Martina ha avuto problemi fisici, ha giocato veramente poco, adesso però la vediamo partire in quintetto, quindi siamo contenti per lei. Bologna è stata una squadra ben allestita, ha un quintetto che sono 5 delle 12 della potenziale nazionale, quindi sarà un bel vedere. Allora, palla subito per il GEAS, picco in quintetto, Cecilia Zandalesini, la 18 è Beretta, insieme alla 7 Caceris, la tripla di Carlotta Picco, sbaglia il rimbalzo di Cecilia Zandalesini, che riapre per la capitana Martina Kacerik. Come ci diceva Franco Ghilardi, acciaccata ma in quintetto, prova il tiro, non va la numero 18 Beretta, il rimbalzo ancora di Cecilia Zandalesini, che in bello stile va a però a tirare sul secondo ferro. Il coach del GEAS è Cinzia Zanotti, il coach del Fortitudo Rosa è Massimo Annunziata, insieme all'esperto Maurizio Scanzani, l'assistente di Cinzia Zanotti e Monica Lanzi. Palla per la Fortitudo Rosa in attacco con la play Vespignani, insieme a lei Russo, Landi, Russo a sbagliare la tripla, la numero 14 Vitari e la numero 12 Capelli. Ancora Russo, raddoppiata, perde palla Kacerik. Franco, ieri sera due grandi semifinali con un poker di campionissime. Porta palla adesso Cecilia Zandalesini, il play del Fortitudo Rosa Vespignani, il play della magica Santucci e poi Federica Pan dell'umano Orogranata. Un poker che può, secondo te, aspirare a traguardi nazionali? Parliamo di ragazze giovani, under 17. Qualcuno ci insegna la storia del basket che si perde nel cammino, ma queste hanno davvero dato grande prova di loro. Intanto la realtà dice che loro sono la nazionale giovanile adesso, sono i migliori prospetti che abbiamo e in questa finale hanno dimostrato ampiamente il loro lavoro, il loro valore, perdon. Intanto la partita sembra un indirizzo abbastanza chiaro, il GEAS sta facendo una difesa zona 2-3 molto mobile, che mette molta pressione sulla palla, che adesso se Cabrini ha un tiro facile da tre, mentre Bologna è a uomo e l'idea mi sembra quella che porta sempre al raddoppio su Zandalesini ogni volta che prende la palla col difensore più vicino. E allora 2-0 GEAS, coach Franco Ghilardi, ve lo ricordo, la stagione appena conclusa, ottima, da matricola con il Cuschieti insieme a coach Beppe Caboni, da matricole neopromossi l'anno scorso, playoff scudetto. Complimenti a Franco, a Beppe e a tutto il Cuschieti. C'è l'intercetto della 18 Beretta, Franco ci darà le sue letture tecniche ovviamente, coinvolgendoci ancora sempre meglio in questo fantastico finale di 8 giorni intensissimi. Vi ricordo una splendida cerimonia di apertura in piazza Saliceti e poi partite davvero di grandissima intensità e agonismo. Tripla di Francesca Romana Russo, sorpasso Fortitudo Rosa 3-2, 7-34 alla fine del primo quarto, rimessa GEAS con la numero 17 Bonomi, pressing a tutto campo della Fortitudo Rosa, la piccola Vespignani contro la grande Kacerik, ma parliamo solo di confronti centimetrici. Franco, ieri la Vespignani ha fatto il bello e il cattivo tempo, alla fine addirittura 40 di valutazione nella vittoria fortitudina
contro la magica nel derby, come l'ho chiamato io, il tortellino. Adesso Landi va a sbagliare, ma prende il suo rimbalzo, c'è fallo. Dicevo, grandissimi attributi, se così si può dire, scherzando, per Sofia Vespignani. Se non erro, ieri in semifinale il Magica vinceva 40-29, giù di lì, comunque era 11 punti avanti, e lei si è caricata letteralmente la scossa per le spalle, con Cabrini in un perfette condizioni fisiche e qualcuna che non riusciva a ingranare. Lei ha preso la squadra in mano e solo nel secondo parziale ha totalizzato 16 punti, il che è tutto dio sulla grande prova del piccolo grande play bolognese Sofia Vespignani. Franco, io voglio approfittare, voglio vampirizzare la tua disponibilità, la tua grande competenza, perché è giusto dare merito a queste campionesse in erba, ma è giusto parlare di 8 giorni davvero intensissimi, quindi fra un canestro e l'altro proveremo, col complice la tua pazienza e la tua competenza, a entrare anche più nell'ambito di quel che ha detto questa grande kermesse. Intanto muove palla il Geas, Zandalasini ancora in angolo, sbaglia la tripla il Geas, il rimbalzo è di Vitari che apre, prova a correre la Fortitudo con Cabrini, ancora Vespignani, sempre zona 2-3 il Geas, ci prova Vitari, è corta la sua tripla, il rimbalzo è di Bonomi, si incarica Kaceric di portar palla, prova a soffiargliela la Vespignani, Kaceric incespica, poi Carlotta Picco, numero 10 del Geas, ancora la Zandalasini, prova Cecilia Zandalasini, imprecisa la conclusione, rimbalzo Landi, muove palla a Vespignani, sbatte contro questa zona fronte pari, allora Russo contro Kaceric, ancora Vespignani, 8 secondi, ruba palla Bonomi che apre per Picco, Picco in contropiede, c'è sembrato di rilevare un fallo ma non viene ravvisato dalla coppia arbitrale Simone Patti, Michele Centonzi, allora la palla è ancora di Bologna che muove palla in vantaggio 3-2, Landi, sbaglia Landi, rimbalzo Egeas con Beretta che riconsegna Kaceric, muove palla ancora il Geas, Picco è uomo contro uomo Bologna, prova ancora la Zandalasini contro Landi, c'è fallo, no, c'è infrazione di passi. Allora Franco, dicevamo, 8 giorni di grandissimo agonismo e anche di cose apprezzabili. Cosa ti ha colpito in particolare, tu che sei coach e che lavori settore giovanile e prima squadra in A1 femminile? Innanzitutto un grande applauso all'organizzazione, primis in tutto al presidente Marco Relli, che hanno offerto una settimana stupenda che sicuramente tutte le squadre porteranno nel cuore per sempre. Ho visto tante belle partite, diciamo che la qualità tecnica, come era giusto che sia, è salita nel corso delle giornate. Nella prima fase magari si è stentato un pochino, poi forse qualche squadra, qualche big si è anche un pochino riposata, se così si può dire. Poi nei quarti di finale tutte partite veramente belle belle. Mi viene in mente la partita Trieste Magica, che forse è stata la partita più bella che ho visto in questa manifestazione, ma veramente tutte partite ben giocate, con una bella pallacanestro, con tante ragazze brave, con tante ragazze che hanno messo più del cuore in campo. Mi viene in mente una cosa che ti dicevo prima, la semifinale del terzo e quarto posto c'era Caterina Pazzaglia, se ricordo bene, del Magica, che si vedeva che in campo era completamente claudicante, ma stoicamente è stata fino alla fine a lottare. È veramente qualcosa che ti prende e ti rimane dentro. Sì, complimenti alla stoica, l'ho definita Pazzaglia, il lungo del Magica, che come dice Franco ha totalizzato poi una doppia doppia, claudicando, onore a lei e a questa simpatica compagine di Castel San Pietro, inaspettatamente devo dire, ma molto meritatamente al bronzo in questa manifestazione contro l'Umanoro Granata, che è sembrata più compatta, più grossa, però alla fine ha perso non segnando, e qui parliamo di quella gara che si è appena conclusa avendo proprio un blackout degli ultimi 7 minuti, non ha più segnato. Ma qui si potrebbe dire al contrario quel proverbio, no? Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ma qui hanno zoppicato veramente bene, perché valutavamo che negli ultimi 7 minuti Magica ha fatto un parziale di 14-0, era meno 10, ha vinto di 4, quindi
nonostante tanti problemi, tanto cuore in campo, tanta voglia. Onore anche alla Rere, che comunque ha dovuto sudare sette camicie anche per arrivare nei quarti di finale, ha avuto un cammino difficile incontrando una Bologna veramente in gran forma, lottando con i denti per averla meglio sul Piassone per passare, poi anche nei quarti veramente partite dure per la Rere, che ha meritato di essere nei primi quattro posti. Della Kermesse deve sottolineare anche un'altra cosa, la bravura degli arbitri, veramente molto bravi. E in questo caso qui anche gli arbitri che arbitrano la finale, bisogna sottolineare che c'è un arbitro abruzzese, Simone Patti, veramente in gamba, complimenti comunque a tutti gli arbitri. Bene, grazie, grazie Franco. Adesso c'è il secondo fallo di Cecilia Zandalasini, è molto nervosa come osserva giustamente Franco. Buona difesa di Landi, 4-0-4-2-3, un punteggio davvero risicato, ma non siamo abituati a questi punteggi. È proprio una finale, no Franco? Sono molto nervose le ragazze. Adesso va a accomodarsi Cecilia, ieri è crollata a terra in un'entrata, abbiamo davvero temuto, poi è uscita sulle sue gambe, adesso viene sostituita da Giara Diouf. Inizio nervoso di entrambe le squadre. Vediamo come procede l'attacco Fortitudo Rosa. Cabrini. Vitari, Cabrini, prova la tripla, va dentro. 5-2 per la Fortitudo Rosa, che adesso con Vespignani presta tutto campo. Picco prova a mettere ordine al Geas. Vi ricordo, il Geas ha vinto le ultime due edizioni dello scudetto Under 17 ed è in finale, ha perso la finale Under 19 contro l'Umano Rognata Venezia, è in finale adesso e poi andrà a fare anche la finale Under 15 a Viterbo. Carlotta Picco mette la tripla. Ieri Carlotta con la sua coda di cavallo ha frustato due triple proprio sul finire, tre in tutto, due proprio all'ultimo minuto, e ha rimesso in carreggiata contro Venezia dopo 0-7. Ci vogliono grandi attributi sempre declinati al femminile, Franco, anche per fare dopo 0-7 tre triple che decidono la partita. Sicuramente sì, mi torna in mente una cosa di molti anni fa, una partita, una finale scudetto dove giocava il Billy Milano e c'era D'Antoni che fece un 0-10. Dopo l'ultimo time out a 20 secondi della fine, Dan Peterson volle il tiro di D'Antoni e lui lo segnò. Quindi ci vogliono i cosiddetti attributi anche al femminile per giocare. Allora Google Basket con Franco Ghilardi, e poi il basket è tutto bello e ci divertiamo a ricordarci qualcosa, soprattutto lui, Sofia Vespignani. L'entrata, lo scarico per Francesca Romana Russo, la tripla, infila ancora il canestro e Bologna c'è ed è molto viva da oltre l'arco. 5-9, avanti la Fortitudo Rosa. Lo scorso anno mi dicevi, Franco, fuori onda, che questo nucleo ha vinto poi lo scudetto Under 15, se non erro. Vespignani va alla Magica, chiedo scusa, l'altra del derby. Dicevamo, squadra che però contiene nel quintetto le ragazze del... Sì, tutte ragazze che orbitano il giro nazionale. Bisogna anche ricordare che due di queste, Cabrini e Vitari, erano al college, hanno fatto il campionato di A2 con College Italia. E proprio l'hai chiamata in causa, va dentro Annalisa Vitari. 11-5, primo strappo della partita. Geas risponde subito ancora con Picco. Dicevo, primo strappo Fortitudo Rosa, che conduce 11-7, 2 minuti e 8 alla fine del primo quarto. Ancora difesa zona 2-3, Geas Milano. Geas Milano senza, finora senza, ancora Annalisa Vitari, complimenti a lei, 3-17. E il Geas senza Zandalasini, ieri Zandalasini numeri mostruosi, 17 rimbalzi, numeri strepitosi contro l'Umana. Un inizio con due falli, adesso in questo primo quarto è praticamente assente, Franco, ovviamente è brutto fare queste semplificazioni, ma diciamo che è mezza squadra col suo talento. Ma sicuramente il talento di Zandalasini non lo scopriamo oggi, ma io aggiungerei anche l'assenza, no, sta giocando, adesso è fuori, di Caceri, che comunque anche lei è una decisione molto importante, però anche le altre del Gea sono ottime ragazze, ovviamente in questo gruppo stupendo, fortissimo, le loro individualità sono importanti. E allora Sofia Vespignani non trema, 2-2, allunga Fortitudo Rosa, 15-7, doppiato il Geas, 1-37, Carlotta Picco contro la Vespignani, raddoppiata, perde palla Picco,
e allora Cabrini per Vespignani, allunga ancora, più 10, massimo vantaggio Fortitudo Rosa, che non molla la presa, e ancora difesa a tutto campo, e adesso c'è l'apertura, sbaglia la tripla il Geas, rimbalzo di Vespignani, indiavolata, ancora Sofia Vespignani, si ferma, la butta dentro. Questa ragazza alta un soldo di calcio, ma un peperino assoluto. Ieri nel primo quarto credo abbia ottenuto qualcosa come 11 tiri liberi. Davvero incredibile. Adesso c'è infrazione di secondi. Il Geas è, consentimi Franco, in palla, e questa Vespignani è il corsaro capo di questa banda di brigantesse felsine davvero bravissime. Sto apprezzando con molto piacere la loro grande aggressività e convinzione difensiva, cioè Bologna sta difendendo molto molto bene, ha tracciato la linea inizialmente Landi difendendo molto bene su Zandalesini, e adesso prendendo fiducia con qualche canestro che è entrato, mentre magari prima la mano era un pochino più pesante, adesso li stanno difendendo veramente forte forte. Notiamo che il Geas ha cambiato in questo momento difesa e passa da uomo, probabilmente Bologna ha preso troppi tiri aperti e prima o poi doveva segnarli. Allora cambio di difesa Geas, Landi in penetrazione, sbaglia Landi, ma c'è ancora lei, Sofia Vespignani, incredibile, la più piccola di tutte, un diavolo a quattro, eccola ancora, rubata ancora Franco, ne ha rubate un paio, una rimbalzo in attacco e una in recupero, e lei che è alta 1,66 se non erro, è davvero un emblema di cosa possa fare la voglia, no? il Tyrone Box di Bologna Franco. Muove palla la piccolina del Geas invece, Elena Mistò, sbaglia ancora il Geas, il rimbalzo in attacco, Elena Mistò classe 98, adesso c'è il fallo su Laura Galliano, se abbiamo visto bene, al rimbalzo offensivo poi concluso, 19-7, 9 secondi alla fine di questo primo quarto, di marca assolutamente bolognese, diciamo che la sfidante Fortitudo Rosa ha avuto un inizio davvero molto molto volitivo, giocando molto bene, difesa 2-3 del Geas, Franco come dicevi ha prodotto abbastanza guai e coach Zanotti è scesa a miti consigli, ha proposto la uomo in questo ultimo minuto del primo quarto, sì, però si aspetta sempre l'entrata in partita che credo debba avvenire prima o poi del loro 24 Zandalasini, 0-2 intanto per Galliano, ma c'è il rimbalzo in attacco Geas, ancora l'apertura, stavolta Galliano si fa perdonare, sfrutta l'assist della numero 15 Grassia, finisce il tempo più 10 Fortitudo Rosa 19-9, la palla a coach Ghilardi per le sue riflessioni, un minutino buono di riflessioni con te Franco. 19-9 il punteggio, Bologna ha difeso veramente bene bene bene. La cosa che fa riflettere in maniera positiva per Bologna è che difendendo forte hanno comunque commesso solo due falli, a testimonianza di una grande freschezza atletica e di prontezza in tutto quello che hanno fatto. C'è comunque da aspettarsi un rientro del Geas, non è una squadra che sta ferma così, e magari ci aspettiamo anche l'entrata in partita, quella vera e propria di Zandalesini. Nel frattempo possiamo notare questo primo tempo, valutazione di squadra che è tutto dire, 29-4 per la Fortitudo Rosa, testimonianza del grande lavoro fatto in campo che va anche oltre quello che poi è il semplice punteggio 19-9. Nelle note particolari evidenziamo sicuramente i 6 punti di Vespignani, la tripla di Cabellini, 6 punti di Rosso con 2 triple, Vitari, e un complessivo 7-19 al tiro della Fortitudo Rosa che va a contrasto con un 4-16 del Geas, quale Geas ha anche un 0-2 ai tiri liberi, rimbalzi 13-10 per la Fortitudo Rosa. Comunque è una partita che avrà ancora tanto ma tanto ma tanto ma tanto da dire. Prima sostituzione in casa Fortitudo, è subentrata con il numero 10 Iannelli,
e ha preso il posto proprio della Vespignani. Forse ha bisogno di tirare un po' il fiato. Grazie Franco, torniamo in presa diretta mentre abbiamo anche aggiornato il sito Facebook delle finali, grazie a coach Ghilardi. Andiamo avanti con il secondo quarto, più 9 Fortitudo Rosa. Sofia Vespignani respira, come diceva Franco, quindi c'è il cambio, si riposa al numero 8 rossoblù in panca. Attacca la Fortitudo Rosa, ancora Landi, sbaglia il tiro, rimbalzo di Carlotta Picco, ma gli contende la palla Iannelli e quindi c'è contesa. La freccia dice possesso Geas, rimessa dal fondo, arriva Galliano, ma pressa tutto campo a Fortitudo Rosa. Elena Mistò per Grassia, come faceva notare Franco. Adesso c'è Zandalasini che è rientrato, non c'è Kacerik. Picco per Zandalasini, ancora gli addosso Landi, prova Cecilia Zandalasini, la mette, è arrivata di tabella, ma come dice Franco è arrivata Cecilia, 12-19, la 24 del Geas. Ruba palla Picco, contropiede di Carlotta che appoggia il 14-19, e vedete come il basket, direbbe Aldo Giordani, pronto time out Fortitudo Rosa. Franco Ghilardi. Hai detto perfettamente, questa è la pallacanestro. Un canestro del leader carismatico della propria squadra, subito palla recuperata, contropiede, quando vuol dire che è un gioco di emozioni, è un gioco fantastico. Non a caso in America il loro slogan è I love this game. Eh sì, dove tutto accade. Adesso ci stanno parlando sopra la coppia composta da Massimo Annunziata e Maurizio Scanzani, che figura come assistente, ma come notavi Franco è un grande uomo di basket nella femminile S, se non sbaglio è poi responsabile del sodalizio bolognese. Maurizio è uno dei grandi coach che hanno fatto la pallacanestro femminile negli ultimi 20 anni, veramente con grandi risultati. Ha vinto tanto a livello giovanile, tanti scudetti, ha avuto grandi risultati in A1, allenando, mi ricordo, Parma. È uno che dovunque va bene, perché è la storia della pallacanestro italiana, è un grande Maurizio. E allora si riprende, più 5 Fortitudo Rosa, 1-3-1 a tutto campo del Geas. Landi prova terzo fallo di Cecilia Zandalasini, se non vorrei sbagliarmi, vediamo un po'. Eh sì, Vignati fa segno. Eh sì, terzo fallo della 24 Geas. Cambio, dentro Kacerik, si siede Cecilia Zandalasini. Tre falli in 11 minuti è un po' troppo, Franco. Non voleva uscire o ho visto male io? Penso proprio che non voleva uscire, ma ogni giocatore vuol giocare questo, poi figurati lei, vuol giocare questo tipo di partite, la finale, tutto, però ci sta, eh. Ed è giusto, il coach l'ha tolta. E allora la numero 6, Arianna Landi, allunga più 6, Fortitudo Rosa, oggi in rosso-blu, colori della Bologna calcistica. Rimbalzo 1-2 per Landi, rimbalzo Galliano, muove palla Mistò, meno 6 Geas. Picco, ancora per Mistò, sfrutta il blocco, ancora Picco per Kacerik. 2 secondi, Kacerik in penetrazione, sbaglia, ma il rimbalzo è ancora Geas, può ricominciare dai 24, rimbalzo di Grassia e ancora Kacerik a muover palla. Galliano, Picco, ancora Picco, ruba palla la Landi che poi incespica, ruba palla ancora il Geas, fase concitata, si lotta a terra, esce Vitari, intercetta Grassia, ma non basta, c'è Iannelli, ancora Landi, prova a ragionare adesso la Fortitudo con Cabrini in campo insieme a Landi, Vitari, Iannelli e Russo. Sbaglia il tiro Cabrini, rimbalzo Geas con Galliano, attacco delle ragazze lombarde, Mistò,
uomo contro uomo, sempre la Fortitudo, battuto a terra per Grassia, sotto canestro Caceric, si svita contro Russo, primo ferro, rimbalzo Vitari, intercetto di Caceric, ancora Picco per Mistò, ricomincia 20 secondi per giocarsi l'attacco, Caceric è sola sotto canestro ma non la vede, ci è sembrato zoppicasse Grassia, doppio ferro non va, rimbalzo Landi, più 6 Bologna, 7-23 al tè caldo del riposo, che col caldo che fa credo diventi tè freddo. Ancora le rosso-blu, Russo per Landi, uomo contro uomo sempre il Geas adesso, Iannelli, Cabrini, ancora Landi per Cabrini, primo ferro non va, si lotta a rimbalzo, il possesso ancora Bologna, doppio cambio Bologna, rientra Sofia Vespignani insieme alla 17 Angelini, escono la numero 14 Vitari e la numero 12 Cabrini, cambio anche nelle file Geas, rientra Bonomi, vediamo al posto di chi, è comunque seduto ancora sul cubo dei cambi. La Zanotti, ecco, adesso si accorge, non aveva sentito il cambio Galliano, dentro Bonomi. Rimessa Bologna e c'è ancora duello di piccoline tostissime, Vespignani, Mistò commette fallo, Vespignani pesa davvero 30 kg fuori tutto, Franco ha una paura di nulla, di nulla. Sì, adesso in questa reazione dopo il contatto si è proprio tuffata, bravo l'arbitro che si fallo ma non due tiri liberi, già si è passata uomo, sta salendo un po' come intensità difensiva, Bologna adesso ha un pochino più di problemi ad attaccare, soprattutto sta cercando situazioni come questa di Russo individuali, ha smesso di giocare di squadra, ora non so se il merito è della pressione difensiva del Geas che è salita o c'è un po' di stanchezza forse anche mentale, fallo in attacco intanto fischiato a Bonomi e subito sostituzione per Bologna, esce anche Landi e del quintetto iniziale sono rimasta adesso in campo, è rimasta solo Russo che ancora esce mai e Vespignani che è rientrata poc'anzi, dentro Capelli fuori Landi, Vespignani ieri sera 28 punti, 5 rimbalzi addirittura, dall'alto del suo 1,66 e 40, dico 40 di valutazione, ancora lei portare scompiglia la difesa, adesso Russo prende un colpo, Russo va per terra ma non c'è fallo per gli arbitri, prova a correre il Geas con Mistò, Mistò trova il raddoppio, scaglia la preghiera in cielo, non va, secondo ferro, rimbalzo Vespignani, più 6 Bologna, 6 minuti al riposo, 14-20, Vespignani in angolo, sbaglia l'attacco della Fortitudo, il rimbalzo è di Grassia che apre per Caceric, porta palla alla capitana. In appoggio Picco sul lato destro dell'attacco Geas, Bonomi per Mistò, ancora Caceric, il taglio dentro per Grassia che però sbaglia il tiro, rimbalzo Bologna, si torna nelle sapienti mani di Sofia Vespignani, zona d'attacco per la Fortitudo, Vespignani Iannelli prova la penetrazione poi torna sui suoi passi Capelli, ancora Russo contro Picco, un gancione, ma insomma con il raddoppio che arriva, come diceva Franco Ghilardi, affidarsi a situazioni estemporanee comunque può non andar bene, in questo caso continua a non andar bene per Bologna, non si segna da un po', 4.55, fallo per Francesca Romana Russo, se ho ben capito, la 13 Felsinea. Time out. E allora Franco, il Geas è rientrato in partita grazie a quella fiammata di Zandalasini, ma il secondo quarto è condizionato al suo terzo fallo, dopo 11 minuti la loro migliore atleta ha già 3 falli, roba che ti può condizionare anche se la usi nel secondo tempo, perché poi, e qui parlo al coach,
rischi di trovarti una ragazza fredda e fuori partita, punto di domanda. La logica vuole che terzo fallo al secondo quarto devi sederti in panchina, poi non c'è mai una risposta definitiva. È anche vero che lei si è appena messa in partita con quella tripla ed è una giocatrice che quando si infiamma prende veramente fuoco. Dopo 5-0-5 credo che il passare di questo quarto sia 5-1. Come ti dicevo prima, l'impressione è che Bologna abbia smesso di giocare insieme e stia andando molto più sulle soluzioni individuali. Nel frattempo noto che non so quanti posti contenga questo palasport, ma non c'è un posto a sedere nemmeno a pagarlo a peso d'oro, e vedo anche tanta gente in piedi. Tra la gente seduta mi piace evidenziare e dire che c'è la nazionale italiana under 20 maschile che è in raduno qui con lo staff tecnico, coach Sacripanti, coach Corbani e coach Steffè. Grazie Franco, perfetto come al solito, ancora interruzione per fallo. Sale l'incitamento del pubblico di Fede Geas, ma come dice Franco il colpo d'occhio è veramente splendido. Palazzetto ristrutturato da questa splendida polisportiva Olimpia Mosciano. Tripla adesso della piccolina Elena Mistò. 17-20, il Geas è lì a un morso dalla Fortitudo. Dicevo, onori alla polisportiva Olimpia Mosciano, basket e pallavolo. Davvero una realtà che in questi 8 giorni, come diceva Franco, abbiamo conosciuto. Marco Aureli, le sue donne, i suoi uomini meravigliosi hanno un palazzetto in cui, come osservava Francesco Girona, presidente FIBA Abruzzo, si potrebbe giocare anche la DNA perché sono quasi 1000 posti a sedere. Come dici tu, oggi è murato, è tutto pieno, è il miglior spot, perché pensare che il basket femminile under 17 possa muovere questo entusiasmo, ovviamente anche richiamando da fuori i familiari di queste ragazze, forse dà anche meriti all'amministrazione comunale di Mosciano, alla regione Abruzzo, che ci hanno creduto, perché è quel turismo di cui spesso parliamo, Franco, anche a tavola, il turismo, quello che chiamano turismo di nicchia, di prossimità, turismo di convegni, convegnistica, in questo caso turismo sportivo. L'Olimpia che ho conosciuto in questi giorni non è solo una società, è veramente una grande famiglia che ha organizzato qualcosa di spettacolare. Sono stati veramente bravi, tutto perfetto, tutto preciso in questa atmosfera che ha avuto un grande richiamo. E mi piace ricordare che in questa settimana ho visto tanti allenatori di Serie A, ho visto Molino allenatore della Nazionale Under 20, ho visto Massimo Riga, ho visto Mirko Diamanti, ho visto Piazza, forse dimentico qualcuno, ma a testimonianza che i grandi club, i grandi allenatori sono presenti a vedere cosa succede nel momento giovanile, che poi la ninfa per il futuro cestistico. E dal punto di vista tattico sono due azioni che il Geas ha cambiato difesa e sta difendendo box and one su Vespignani, e a quanto pare, a parte ha costretto Bologna a un immediato time out, ma qualcosina sta producendo. E allora puntuale nostro coach Ghilardi, che ha letto il cambiamento di difesa. Come abbiamo detto, è partita 2-3, poi ha fatto uomo, poi ha fatto 1-3-1, adesso box and one con Vespignani. Insomma, Cinzia Zanotti fa esercitare su tanti tipi di difesa le sue giovani giocatrici, che evidentemente hanno intelligenza cestistica sovrabbondante, perché poi credo non sia facile anche nel rutilare di una finale ordinare tutte queste variazioni. Merito a coach Zanotti, merito al Geas che lì non vuole arrendersi. Kacerik in fila almeno uno. 19-20, 3:50 da giocare. Meritoria azione del Geas che con questi continui cambi di difesa è rientrata pienamente in partita. Franco? No, stavo osservando una cosa, adesso non me ne voglia nessuno, che Geas senza Kacerik fino a 2 minuti fa, senza Zandalasini, è rientrata in partita nel momento in cui Bologna, cancellata, grande intervento atletico di Kacerik. Bologna ti può far cambi, Bologna è un quintetto super, forse nella panchina è un pochino deficitaria, e nel momento in cui Geas ha fatto cambi, Bologna ha fatto cambi, Geas senza Zandalasini, senza Kacerik, è rientrata in partita.
Martina Kacerić ha praticamente fatto una stoppata da muro di pallavolo, è uscita dalla rete, sì, doppia mano, ha cancellato il tentativo della ragazza rossoblu, però adesso bravissima la Cabrini a rubar palla sulla rimessa Geas e riportare un po', dare un po' più di fiato a Bologna e continua a comandare, allunga, più 3, 19-22. Geas con Kacerić. Ancora Martina Kacerić, fa tutto il giro, entra, davvero stile cristallino per la 7 Geas. 21-22, meno 1, attacca Vespignani. Ancora difesa a zona del Geas. Inciampa un po' la Fortitudo, ma insomma è ancora Vespignani che apre per Cabrini. Va dentro Cabrini, triplona di Alessia Cabrini. 21-25, più 4, riordina le idee del Geas. 10 punti per Alessia Cabrini, già in doppia cifra. Picco prova, bellissimo il tiro, devo dire, cambiando mano, gancetto in avvicinamento sinistro, però non è fortunata. Franco Ghilardi avverte che Martina Kacerić è visibilmente claudicante. Tanto di nuovo l'attacco Bologna, tripla ancora, mamma mia, boom boom Cabrini, due triple in fila, più 7, Fortitudo Bologna. E ieri, mi dici Franco, condividi con i nostri telespettatori? Ieri è iniziata la gara, credo dopo 2-3 minuti, due falli in panchina, poi si è rivista a 1.50 alla fine, probabilmente aveva qualche malanno fisico, qualcosa, ma certo che oggi sta proprio bene. Eh sì, boom boom Cabrini, due triple, 21-28, più 7, riallunga la Fortitudo, che attacca ancora Vespignani per la numero 9, ci prova la numero 9, ma è corto il tiro di Venturi. Riparte Misto, Bonomi riceve palla Kacerić, ancora per Bonomi, prova la tripla, è corta, rimbalzo Fortitudo, ancora l'indiavolata Cabrini. Vespignani, gioca organizzato la Fortitudo. Vespignani contro Picco, battuto a terra, ancora Cabrini, terza tripla, va! Mamma mia Cabrini! Versione mondial, prendendo a prestito il terzino fluidificante, ma quello giocava con gli azzurri a calcio, si chiamava Antonio. Lei si chiama Alessia, è il 12, e ha messo tre triple in fila, risultato più 10, Fortitudo a 30 secondi dall'intervallo lungo. Guarda, io sono un tifoso di Cabrini perché mi è sempre piaciuta. Sono contento, che lui sta giocando molto bene. E la riflessione è questa: la Box One ha pagato due azioni, hanno ripreso le misure, Bologna ha rifatto qualche cambio rimettendo qualche titolare come Cabrini in campo, e lei ha fatto due tiri da tre completamente aperta, senza difesa. Puntualmente Zanotti avverte questo e riparte a uomo. E allora cambia di nuovo la disposizione difensiva Geas, torna uomo contro uomo la squadra lombarda, più 10, ultimi 10 secondi, 21-31. Vitari fa un numero, Vitari sfortunata nell'appoggio, finisce il tempo 21-31. Vado con i riepiloghi un attimo. Per il Geas, Misto 3 punti, Kacerić 6, Picco 7, 3 Zandalasini, 2 Galliano. Per la Fortitudo Rosa c'è un punto per Landi. Ci stiamo. 6 punti di Vespignani, ben 14 punti di Cabrini, 6 punti di Russo e 4 di Vitari. 21-31, intervallo lungo, ci risentiamo per il secondo tempo della finale Under 17 fra Geas e Fortitudo Rosa. Signore e signori, bentornati al Palasport di Mociano Sant'Angelo, in diretta. Luca Magitti vi parla insieme a coach Franco Ghilardi. Vi stiamo raccontando
8 giorni davvero intensi mediante la finale dello scudetto Under 17 femminile di basket. 8 giorni bellissimi che magari cercheremo di ricordare con Franco durante la partita, ma c'è molto da raccontare anche su questa partita. Ricapitolando, primi due quarti di marca bolognese, rientra in partita il Geas in metà secondo quarto, ma poi sale prepotentemente in cattedra la numero 12 della Fortitudo, Rosa Cabrini. 3 triple in fila e 4 su 5 il fatturato complessivo, più 10 Bologna. Si riparte con Cecilia Zandalasini in quintetto, la grande assente di questi primi due quarti, 3 falli dopo 11 minuti, bussa subito la partita, canestro del 23-31. Franco, lei ha talento da vendere e non ci stancheremo mai di ripeterlo. È ovviamente condizionata dai falli, giustamente in panchina per questo, però in campo la sua presenza è tutta un'altra cosa. Questa, come hai detto tu bene, è la finale nazionale a coronamento di 8 giorni di una finale stupenda, ma partendo da lontano lontano queste squadre hanno disputato un campionato, ancora Zandalasini, ancora lei, ha disputato un campionato regionale, hanno fatto l'interzona. Io ho avuto il piacere, anche se poi me l'hanno suonata, di incontrare proprio Bologna l'interzona, poi ho giocato una finale nazionale durissima e sono arrivate qui in finale. Forse come non mai sono le due squadre che meritano più di tutto di giocarsi questo titolo. Grazie Franco. Lunetta per Cabrini, non si sono capite in difesa le ragazze del Geas. Picco ha speso il fallo sulla 12, mattatrice del secondo quarto, e ci prende più da oltre l'arco virile Alessia Cabrini, visto che la sua mano non è precisa alla linea del tiro libero. 0 su 1, 25-31, 9-5 alla fine del terzo quarto, va dentro con un po' di fortuna il secondo libero. 25-32, più 7 Fortitudo Rosa. Passato un minuto di gioco, 4-0, tutto firmato Zandalasini, Kaceric e Zandalasini in quintetto. Deve ricucire il Geas, deve farlo adesso. Ovviamente schema abbastanza solito, palla alla 24, la Landi non commette fallo secondo l'arbitro. Vi ricordo Simone Patti e Michele Centonza. C'è invece il fallo adesso della numero 23, Ranzini, Alice Ranzini. 25-32, 8-38 da giocare, in lunetta Sofia Vespignani. Lo scricciolo che ieri in finale contro la magica Castel San Pietro Terme nel derby del Tortellino ha fatto pentole e coperchi a proposito di gastronomia. 40 di valutazione, 1 su 2 per Sofia Vespignani. 25-33, un mattoncino dopo l'altro, Bologna riprende punti di vantaggio, più 8 Bologna. Picco da oltre l'arco sceglie cosa fare, palla ancora che gira, Zandalasini per Kaceric. Picco, mancano 3 secondi, Kaceric da lontanissimo, Ferro al rimbalzo, lotta con grande caparbietà Beretta. Picco, non va neanche Picco, data il tiro da lontanissimo, non si era accorta la scadenza dei 24 secondi Kaceric con il suo Geas. Vespignani sotto per Vitari, svitamento di Vitari, scusate il gioco di parole, non va. Zandalasini subito per Picco, stoppata da Russo, la palla carambola su Picco ed è fuori. 25-33, 7-45 da giocare, rimessa per Landi. Non c'è cambio, comunque è pronta Elena Mistò sul cubo dei cambi, uscirà Carlotta Picco. Muove palla dall'alto della sua sapienza e dei suoi 166 centimetri Sofia Vespignani, la intercetta Kaceric, le due scherzano. Compagni nazionali, giustamente, come fa notare Franco. Allora dentro Mistò, si siede Picco, rimessa Russo per Vitari, cincischia Vitari, Kaceric recupera palla e apre per Mistova. Ha chiesto troppo le capacità tecniche della piccola Elena Mistò,
Kačerić ha praticamente inventato una sorta di uncinetto a carambolare sull'avversario. Ancora Misto, nuove palla Kačerić, il taglio di Zandalasini che si alza, c'è il fallo della Landi e dice così così arbitro, forse sì forse no. Cecilia Zandalasini in lunetta, due parole su questa ragazza che molto probabilmente c'entra poco con la categoria e che da under 17, mi dicevi l'altra sera coach Franco Vilardi, potrebbe già la prossima stagione andare a giocare in Serie A. Guarda, lei nel doppio tesseramento quest'anno ha giocato da protagonista in A2 a Broni, quindi è una ragazza che, vabbè, ha avuto convocazioni già con la nazionale A e proprio in un raduno terminato con un amichevole contro il nostro Cuschieti ci ha letteralmente fatto male. È una ragazza già affermata che sicuramente avrà un futuro molto roseo davanti a sé. Mi piace evidenziare in questa gara anche l'abnegazione difensiva di Landi. Lei è un attaccante, una che ha un buon tiro, attacca bene uno contro uno. Oggi sta lavorando molto per la squadra e sta difendendo veramente tanto. Un plauso a questa ragazza che è stata quasi tutta la stagione ferma a causa di un brutto infortunio al ginocchio che ha costretto all'intervento, e se non erro è rientrata in campo proprio all'interzona quando hanno affrontato l'interzona di Borgo Pace, dove erano presenti anche la formazione che allenavo io. E allora di nuovo in attacco il Geas, prova e mette la tripla stavolta Beretta Arianna Felicità, ed è proprio Felicità quella che sprizza il suo pugno alzato. 29-33 più 4 Bologna, difende 1-3-1 adesso il Geas per ordine di Cozzanotti, intercetta ma non completa l'intercetto Zandalasini, Cabrini per Landi, ribaltamento, Vespignani prende il tempo alla diretta avversaria, al limite dei 24 primo ferro corre in contropiede, va Misto, stoppata da Vespignani. Le due piccoline, grande caparbietà, time out più 4, e il Geas prova di nuovo a mordere le caviglie della Fortitudo Rosa. Franco, 6 e 7 da giocare alla fine del terzo quarto dove spesso si semina per fare la partita. Geas è rientrato, ma è ancora Bologna ad avere in mano il pallino della partita. Sì, ma è una partita che ovviamente si deciderà proprio alla fine, come è giusto che sia una finale, e la partita va a strappi. Il Geas spesso riesce a ricuscire lo svantaggio con i cambi di difesa. Bologna è bravo nei momenti in cui va in difficoltà, ecco, come in questo caso qui, chiama un time out, magari si riadeguano e poi magari il Geas non può ricambiare la difesa. Cioè è una partita anche dal punto di vista tattico molto ben giocata dai due staff tecnici. E allora sono proprio gli staff tecnici, ricordo coach Cinzia Zanotti con l'assistente Monica Lanzi e coach Massimo Annunziata con l'assistente anziano alla Tex Winter, diciamo così, Maurizio Scanzani. Anziano, Non si offenda il buon Maurizio Scanzani, gli ho dato del Tex Winter per riapparare, per evitare l'imbruttita del coach. Ricordiamo soprattutto che l'allenatore della Geas, Cinzia Zanotti, è una delle migliori cannoniere della nazionale italiana. È stata per tanti anni nazionale, già 80 anni in A1, anche lei ha un gran palmarès come allenatrice, come giocatrice, adesso anche come allenatrice. Sempre preziosissimo Franco, la sua chilometrica conoscenza del basket, bravissima Zandalasini, assist illuminante, ed è ancora la Felicità di Arianna, Felicità Beretta, 1-3-1 ancora in difesa, fa notare Franco Ghilardi, in punta dietro Picco, davanti Misto, e ancora la Zandalasini che intercetta, che poi appoggia comodamente a Misto, sbaglia Misto, ma c'è Zandalasini, 33 pari, e ancora chiamano la 1-3-1 a tutto campo, 5-30 a giocare, rientra il Geas con la sua 1-3-1, Landi, ribaltamento per la corrente Russo, fa saltare due avversari alla Russo, ma sbaglia, rimbalzo di Vitari, sbaglia anche Vitari, si lotta, subisce fallo la numero 23. Alice Ranzini,
break del Geas, che con questo 1-3-1, Franco, ha trovato il bandolo della matassa in questo particolare momento della partita. Risultato 25 minuti di gioco, perfetta parità. Sì, Bologna ha timore ad attaccare questo 1-3-1. Lavorano con molti passaggi orizzontali, non riescono ad andare in angolo, vuoi anche per il raddoppio fatto molto bene dalle giocatrici del Geas. Ora Bologna ha cambiato difesa, si è schierata 2-3 cercando di provare a confondere un po' il Geas, che questa azione difensiva è ripassata a uomo. Proprio le panchine stanno giocando dal punto di vista tattico una partita a scacchi. Eh sì, non ne vediamo neanche in A1 di tutti questi cambi, caro Franco, sia maschile che femminile. Davvero un clinic sotto forma di finale, no? Tantissimi cambi di difesa. Zandalasini si inventa un tiro che non va, forse è preteso troppo, ma è ancora lei. Un diavolo, davvero un diavolo. Cecilia Zandalasini è rimasta sotto canestro dopo l'errore e ha intercettato. Sorpasso Geas, 35-33, indiavolate le bianche di Sesto San Giovanni. È una ragazza che, insomma, quando può aprire le ali è davvero l'albatro, no? Vola forte, vola in alto e ha dimostrato davvero quel che vale in questa fiammata che ha portato avanti il Geas. 3 secondi, se ho ben capito il fischio arbitrale, 3 secondi di Vitari. Momento di appannamento alla Fortitudo Rosa, che subisce il break Geas, che adesso palla in mano. Zandalasini chiama il gioco, ancora zona 2-3 Bologna. Zandalasini guarda le compagne, prova la tripla il Geas, primo ferro per il numero 18, rimbalzo Landi, prova a correre la numero 6 rossoblù. Non c'è fallo, ma c'è rimessa in zona d'attacco, ha sbagliato Beretta, rimbalzo Landi, adesso c'è rimessa. ...35-33, 3-46 da giocare. Palasport di Mociano Sant'Angelo meravigliosamente gremito, cornice di pubblico stupenda, finale scudetto under 17 femminile. Vespignani sotto canestro per Vitari, sbaglia ancora Vitari, ma c'è Landi pronta contro due, si sgomita, ma il rimbalzo di Beretta. Misto corre in appoggio, Zandalasini brava a liberarsi della Russo, predica calma Zandalasini, Misto in regia. Picco, ancora Zandalasini contro la zona fronte pari di Bologna, Misto, Ranzini e poi Zandalasini, sospensione. Mamma mia, Cecilia Zandalasini, un passo oltre l'arco virile, dentro e da 2, 37-33. Enciclopedia del basket, ci ha fatto vedere di tutto finora Cecilia in questi pochi minuti. Sì, ha fatto tutto in sospensione, che ho visto anche qualche giorno fa, ha fatto una partita a scapole ammogliati dal giornalista Luca Maggitti. Grazie Franco, caffè pagato a vita, risponde da par suo la 12 Cabrini, che torna a segnare dalla distanza, meno 1 Fortitudo Rosa, partita bellissima, 37-36. Elena Misto, partita che ha preso quota davvero, battuto a terra sotto canestro per l'all around Cecilia Zandalasini, giro e tiro, quasi un fade away. Rimbalzo Picco, ma non va, Landi contende il rimbalzo, fuori. Brava, brava Landi a prendere il rimbalzo, ma non ha poi tenuto palla sul raddoppio Geas. Esce la numero 18 Beretta e rientra la numero 40 Galliano. Rimessa Geas con Carlotta Picco. Adesso vuole l'arbitro, va a spiegarsi con Massimo Annunziata. Lo chiamerei un ammonimento, no Franco? Sì, adesso ci sarà la segnalazione. Primo ammonimento, alla prossima scatta il tecnico. E allora rimessa con la numero 10 Carlotta Picco per la 23 Ranzini, Elena Misto, Picco, ancora Zandalasini in posto alto contro Vitari. Picco di tabella, non va stavolta, ma è pronta Galliano a prendere il rimbalzo, la numero 40, capelli raccolti in una treccia, presente al rimbalzo, più 3, ancora 1-3-1,
del Geas, 2 minuti da giocare, più 3, 39-36, 39 Geas, 36 Fortitudo Rosa. Vespignani illuminante per Landi, e dal 21-31, 18-5 di parziale, grazie a coach Franco Ghilardi, puntualissimo nei conti che spiegano la partita, e l'aritmetica qui è illuminante, 18-5, parziale più che eloquente. E allora Picco in attacco, Zandalasini, ancora misto, ancora Zandalasini, ancora sospensione, doppio ferro, non va, rimbalzo Vespignani che prova a far correre le sue, Cabrini, brava Cabrini, va ancora a segnare, sta tenendo in piedi adesso Cabrini la Fortitudo Rosa Bologna, 39-38, meno 1, 1-16 da giocare. Ranzini per Zandalasini, misto, ancora zona Bologna, 2-3, Picco, Zandalasini, riapre per Ranzini, sospensione, non va, ancora Vespignani, non c'è contropiede, allora prova ad organizzare il gioco Sofia, numero 8 rosso-blu, prova la penetrazione, mano sinistra, c'è fallo, fallo di Misto, applaude Scanzani, che è un po' quello che è stato per Bonicioli a Bologna il Paron Zorzi, ripeto, sempre per dare un'idea, con tutto rispetto del coach Massimo Annunziato ovviamente. Cambio, rientra Bonomi per il Geas, Franco. No, ho notato in questa penetrazione che era lì vicino Zandalasini, ha fatto un passo indietro, avrà avuto paura magari anche del minimo contatto. E sì, tre falli, ricordiamo. Sì, 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 appunto per quello. Ha l'impressione di un leone in gabbia, è stata rinchiusa in gabbia, costretta dal terzo fallo per tutto il primo tempo. Adesso ha una voglia matta di giocare, di riprendersi in mano la partita, e ci sta riuscendo. Più uno Bologna che sorpassa, 2-2 dalla lunetta di Sofia Vespignani, Zandalasini, bella la metafora di Franco Ghilardi, in difesa gioca un po' in gabbia, mentre in attacco può spiegare meglio la sua capacità, sbaglia un facile piazzato da sola la numero 17 Benedetta Bonomi, si è forse sorpresa lei per prima di trovarsi sola in mezzo all'area, tiro timido, doppio ferro e non va, Vespignani, Russo, prova da lontano, la Russo la mette, tripla di Francesca Romana Russo, 39, più 4, riprende le redini della partita la squadra felsinea, 9 secondi alla fine del terzo quarto, poi cederò la parola a Franco per un riepilogo di cosa è stato questo terzo quarto, mentre io provvederò a aggiornare la pagina Facebook sulla quale vi invitiamo a seguirci, non va la Kacerik, finisce 39-43, più 4 Bologna, terzo quarto molto emozionante, 18-5 Geas, ma poi la serenità di Bologna, il commento, il minuto del time out per Franco Ghilardi. Guarda, come dicevamo prima, è una partita che va avanti un po' a strappi, però è quello che ci aspettavamo, cioè è una finale, si giocano un titolo e nessuno ci sta a cedere. Geas è andata meritatamente avanti di un punto con quel parziale 18-5, poi c'è stata la reazione di orgoglio di Bologna, che comunque ha delle signore giocatrici. Penetrazione di Vespignani, subisce fallo, ne fa due dalla lunetta, una buona difesa, di nuovo penetrazione di Vespignani, questa volta trova un ottimo scarico in lettura sul Russo, tripla e nel canestro del più 4 e chiude questo tempo. Aspettiamoci di vivere intensamente quest'ultimo quarto, aperto a ogni possibilità di risultato, e soprattutto siamo anche curiosi di vedere se Bologna continuerà a far zona, se tornerà ad aggredire come ha fatto splendidamente nei primi 15 minuti di gara. Vogliamo vedere se Kacerik rimetterà piede in campo, e anche lei è fondamentale per la sua squadra. Nel frattempo possiamo evidenziare a livello di statistica la top scorer dell'incontro, Cabrini, 20 punti e soprattutto 24 di valutazione, veramente una partita superlativa da parte sua. Dall'altra parte c'è Zandalasini che si è ripreso lo scettro con 14 punti e 13 di valutazione. A te Luca. Grazie Franco, 39-43, allora ultimi 10 minuti da vivere con grande intensità, chi vince porta a casa lo scudetto Under 17 femminile. Ricordiamo che il Geas ha vinto le edizioni 2011 e 2012,
mentre la Fortitudo Bologna è la bella sorpresa di queste finali nazionali. Ultime raccomandazioni di coach Annunziata, che entra in campo per parlare con Alessia Cabrini. Rientro in campo le due squadre, ultimi 10 minuti, Bologna ha una dote di 4 punti da difendere, 39 a 43, e rimetterà in zona di attacco con Francesca Romana Russo per Vespignani. Si ricomincia, ultimi 10 minuti, muove palla Vespignani, difende a uomo il Geas. Russo per Cabrini, Cabrini contro Zandalasini, Vitali, alto basso per Vitali che si svita, brava la 14, rossoblu, 39-45, 9-38, aumenta il vantaggio bolognese, sale l'incitamento dei tifosi fortitudini. Kacerik, Bonomi, Misto, Picco, si va dalla Zandalasini, passo, fade away, veramente un canestro. Mi ricorda Jack Martinez, solo che lui era uomo e giocava in una Rosedo, il suo fadeaway. È poesia, la sua eleganza è poesia. E allora 41-45, meno 4 Geas, Vespignani ancora ad illuminare il gioco delle sue compagne, Vitari però cincischia. La rimessa sarà Geas. 41-45, 9 minuti alla sirena finale. Esce la numero 17 Bonomi, rientra la numero 18 Beretta. Martina Kacerik è in campo con Picco, Zandalasini e Misto. E allora ancora Zandalasini, Kacerik vuole ancora palla in post basso, Zandalasini, ma cambia via Kacerik, Misto, Picco, tripla di Picco che non prende niente, ma Kacerik si avventa in rimbalzo, ancora Picco, Zandalasini. C'è stato un tiro alla Zandalasini che ha inciampato la sua avversaria, poi c'è stato il limite dei 24 secondi, 8.36, 41.45, c'è rimessa Bologna. Rimessa Bologna, vediamo cosa succede. Cambio Zandalasini fuori, dentro la 15 Valentina Grassia. Un po' di fiato per Zandalasini. Pronostica 30 secondi coach Ghilardi. Allora Sofia Vespignani a manovrare, 4 punti di vantaggio per Bologna, 41-45. Ancora Vespignani. Vespignani che appoggia a Landi che ribalta per Cabrini, ancora Cabrini da oltre l'arco. Primo ferro stavolta, lotta come un diavolo Sofia Vespignani contro la piccola Misto e si procura ancora due tiri. L'argento vivo addosso ai 166 centimetri di Sofia Vespignani. Sì, 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 anche perché di fronte ne avrà 167, però dobbiamo giustamente ricordare che Elena Misto è classe 98, Vespignani è 96, Misto è un'altra grande promessa del basket italiano. E allora Sofia Vespignani si concentra, si provvede ad asciugare il parquet, vi ricordo già che ci siamo, parquet nuovo di pacca, messo su dalla mitica Olimpia Pallacanestro, anzi Polisportiva Olimpia Mosciano, di Marco Aureli e di tutti i suoi amici e amiche. Palazzetto davvero bellissimo adesso, va dentro il primo della Vespignani, più 5, Bologna 41-46, 8 minuti e 10 secondi da giocare, Sofia Vespignani ancora 2 su 2 per lei, 8 e 10 da giocare, più 6 Bologna, 41-47, zona Bologna, 2-3, Bologna difende a zona 2-3, attacca il Geas, intercetta Bologna, fa un mezzo guaio il Geas, poi è Picco che scaglia la tripla e sbaglia, Misto lotta a rimbalzo ma Landi fa buona guardia, palla ancora Vespignani. Rispettato il pronostico mi fa notare Franco, mi ero distratto, grazie Franco. Zandalasini 30 secondi in campo, Kacerik ruba palla e va ad appoggiare il 43-47, meno 4 Geas, 7-36, ancora Vespignani, prova a correre, eccola ancora Vespignani, stoppata dalla Zandalasini, Misto prende il pallone, 7-25, non molla la Cabrini, apre Misto, Kacerik, schema 3 per il Geas, Picco, Kacerik arma la tripla, la mette Martina Kacerik,
che si lascia andare ad un grande urlo. 46-47, 7 minuti da giocare, meno 1, partita che va sull'altalena, Franco, continue emozioni, strappi di Bologna, rientri del Geas che ha anche avuto un piccolo vantaggio, grande emozione, ancora Vespignani, non teme niente, stavolta ribalta, grande ribaltamento per la Cabrini che sbaglia da sola la tripla, paradossalmente la più facile di tutte. Applauso alla Vespignani, perché coach Franco Ghilardi. Lettura perfetta come sempre. Prima Caceric si chiama del gioco 3, concluso con il suo tiro da 3, forse era uno schema per farti da lei. E allora si riparte con il Geas, Bologna torna a uomo. Sotto canestro Zandalasini, questa volta tira fuori dal cilindro il semigancio, anzi quasi un gancione, ha pescato a piene mani a tutto il repertorio, stavolta gancio e sorpasso, più uno, 48-47. Un mix tra Bill Walton e Julius Irving. Complimenti davvero alla 24 Geas, sono tutte brave queste ragazze, ve le stiamo facendo conoscere, mi auguro in maniera sufficiente, facendo nomi e cognomi di tutte, sono davvero bravissime, certo lei eccelle per la sua squadra. Come questa ragazza eccelle, la numero 8 che adesso va lunga, Sofia Vespignani molto brava, Landi riprende il rimbalzo, sbaglia ancora sotto canestro Bologna, ancora Zandalasini che prende il rimbalzo, donna ovunque, riparte Caceric, più uno, ultimi 5 minuti e 50 secondi, qui si fa la partita, qui si comincia a cucire lo scudetto. Caceric, penetrazione di Caceric, gran difesa di Vespignani che le strappa il pallone, c'è rimessa. Sono solo 5 secondi per completare l'azione d'attacco, non c'è stato tiro, quindi Geas si deve inventarsi una soluzione in 5 secondi. Vediamo chi va a rimettere, ci pensa Ranzini, gli arbitri invitano alla calma. Ranzini per Caceric, prende la mira Caceric, da 3 non va, rimbalzo, è più brava la Cabrini che apre per Sofia Vespignani. Ancora Vespignani, Cabrini, Vespignani. Vespignani contro Ranzini, penetrazione mano sinistra, scarico per Vitari, canestro di Vitari. Altra lettura perfetta. 48-49 contro sorpasso, 5-13 da giocare. Partita vibrante se ce n'è una. Scordatevi l'under 17, scordatevi la femminile. Gran partita di basket, divertente davvero. Davanti a un palazzetto gremito, Zandalasini. Stavolta sbaglia Cecilia, rimbalzo Vitari, brava a difendersi dal raddoppio, battuto a terra per Vespignani. Sofia Vespignani, ancora lei, direttrice d'orchestra, raffinatissima, fallo di Ranzini ai suoi danni, davvero bravissima nelle letture, come sottolineava coach Ghilardi. Cambio, rientra Picco, esce, guardiamo chi esce, esce la numero 40 Galliano. Franco, tu dicevi prima di una finale con un punteggio equilibratissimo, ma mi piace evidenziare che nel quarto di finale ogni partita è sempre punto a punto. Ieri addirittura semifinale, Obama Zandalasini è salita in cielo, è salita in cielo. Ieri una partita supplementare, l'altra partita all'ultimo secondo, oggi è finale terzo e quarto posto anche punto a punto. Tutte partite in estremo equilibrio. E tutto questo fa bene alla pallacanestro femminile, giovanile ma non solo. Fallo in attacco di Martina Caceric, concordo con quanto ha detto Franco, solo così il pubblico si innamora. Abbiamo avuto dai quarti in poi tutte gare bellissime, davvero ricordo forse una sola partita, diciamo così, meno che bellissima. E questo vuol dire che poi il giorno dopo tanti moscianesi, tanti turisti sono tornati, che si gioca un gran basket, c'è gran divertimento. Pubblico non a caso riempie gli spalti, tutto gremito il palazzetto, all'entrata c'è gente in piedi, non c'è un posto libero, c'è l'Italia Under 20 di coach Pino Sacripanti, davvero una festa dello sport. Ricordiamo, già che ci siamo, per chi dovesse seguirci in diretta e chi ci rivedrà on demand sul canale YouTube di roseto.com, che 8 giorni di grande basket femminile che finiscono oggi, ma 22, 23, 24 il prossimo weekend torneo internazionale con l'Italia Under 20 e con i pari categorie di Georgia, Germania e Russia, prima dell'appuntamento agli europei in Lettonia per l'Under 20 Pino Sacripanti, che solo 2 anni fa in Spagna, Franco, conquistò un prezioso argento in finale contro i padroni di casa.
quindi comunque l'under 20 di Pino Sacripanti che è tornato a Cantù. In bocca al lupo a Pinuccio, che ha radici abruzzesi, di coach Corbani, di coach Steffè, assistente del Poz a Capo d'Orlando. Dicevo, una buona occasione per fare il pieno di basket, questa volta maschile, il prossimo weekend qui a Mosciano. Rientro le squadre in campo, 4-21 più 1 Bologna, 48-49. La leggerissima Sofia Vespignani alla rimessa, che ci fa un sorriso e ci sente, e spero abbia apprezzato ovviamente la battuta, perché è davvero leggerissima, è uno scricciolo, ma quanto pesa il suo basket, Franco, ed è bello che ci abbia guardato e sorriso sentendoci. Questo dimostra che c'è completamente con la testa e che si sta godendo la partita, mi permetto di dire. Sì, anche nella maniera giusta e positiva, cioè è giusto vivere con tensione agonistica, con carica, ma è anche giusto vivere con la tranquillità di chi è pronto in campo a mettere i suoi mezzi al servizio della squadra. 48-49, Sofia Vespignani, rimessa per Cabrini che le rende il pallone, uomo contro uomo, Vespignani contro Mistò, scricciolo contro scricciolo, Bologna attacca, Russo anticipato da Picco, allora prova la penetrazione di Vespignani che apre per Cabrini, ancora arma la mano Cabrini, doppio ferro, sfortunata questa volta, e allora Picco per Zandalasini, Zandalasini contro Vitari, stava provando una magia Zandalasini, bravissima la numero 14 Annalisa Vitari a rubare le palla, e rubare palla alla Zandalasini è qualcosa che conta molto. Complimenti alla 14 bolognese che ha avuto quell'attimo, Franco, per stemperare la magia della 24 Gels. Ma lei ha braccia lunghe, è molto rapida, sarà molto brava a leggere l'esitazione di Cecilia e rubarle palla. E adesso è lunga la tripla di Sofia Vespignani che si scusa con la panca, adesso da disposizione alle sue compagne. E allora Geas in attacco, 3:40, meno 1 Geas, ancora Zandalasini, sospensione, va per un fallo a Zandalasini, ma non viene ravvisato, c'è rimessa per Bologna che continua a difendere il punto di margine. Ancora time out, c'è sul cambio la Bonomi, vedremo al posto di chi. E allora ancora un punto della situazione, Franco, 3:33 da giocare, per il basket è una vita, soprattutto quando c'è un solo punto fra le due squadre. Sì, sinceramente non saprei fare un pronostico, perché veramente non azzardato ma di più. Magari se ci sarà una squadra in grado nel prossimo minuto di fare un piccolo break di 4-5 punti, dal punto di vista psicologico potrà contare tantissimo. Però l'equilibrio regna sovrano. Poi mettiamoci anche che oggi fa abbastanza caldo fuori e di riflesso anche qui dentro, che queste ragazze sono la sesta partita intensa in 7 giornate, che magari la condizione fisica non è delle migliori, nonostante ciò stanno offrendo veramente una grande prestazione, tanto cuore, tanta voglia e, se mi permetti, anche tanta bella pallacanestro fatta di letture, di scelte giuste. Poi magari la palla va dentro, non va dentro, la stanchezza c'è, però queste ragazze stanno dando veramente tanto a questa partita e a questo campionato. Ci si gioca lo scudetto, 3:33, un tricolore da attaccarsi alla maglia. E allora la macchina da cucire non sa ancora su quale canotta dovrà imprimere lo scudetto, visto che è più uno Bologna, 3:33, partita bella e aperta se ce n'è una. Fa molto caldo in tutti i sensi al Palasport di Mosciano. Si alza. Fallo tecnico. Fallo tecnico alla panchina di Milano, che però c'è il dirigente che protesta, si alza in piedi e si arrabbia con le ufficiali di campo. Adesso io sinceramente, Franco, non so bene cosa è successo, so solo che l'emerito Vignati si arrabbia perché sta protestando vibratamente, perché evidentemente qualcosa non gli è andato bene. Io non so il motivo di questo fallo tecnico. Fatto sta che va in lunetta Sofia Vespignani. 48-49, 3:33 da giocare, prima conclusione, dentro, più 2 Bologna. Secondo te cosa può essere accaduto? Premetto che non l'ho capito da qui, perché siamo anche dall'altra parte. 2-2 Vespignani. Ho visto Carletto Vignati discutere un pochino con l'ufficiale di campo,
ho visto avvicinarsi l'arbitro Patti e dopo è volato il tecnico, poi non so, cioè lì basta una mezza parola fuori posto e l'arbitro ti sanziona il tecnico, però sinceramente non so darti una spiegazione. Ma di fatto che a 3:30 della fine un tecnico è pesante, anche se Bologna dopo il 2-2 di Vespignani ha gestito abbastanza, abbastanza male questo possesso, di nuovo palla in mano al Geas per questi ultimi 3 minuti con 3 punti di vantaggio. La vecchia teoria di Dan Peterson, stare in partita un punto per minuto, quindi Geas in media, ecco la Zanda, la Sesi con una delle sue magie riporta a meno 1, ancora tutto da giocare. I love this game. Si arrampica Cecilia per il 50-51. 2:30 a giocare, 50-51. Zanda Lasini ancora. Rimbalzo Vitari che si difende dall'attacco della Beretta, sbaglia la Zandalasini, adesso c'è il contropiede con il canestro di Cabrini, 50-53, ha sbagliato il tiro del possibile sorpasso Zandalasini a 2:02. E ancora Zandalasini, 1:57 più 3 Bologna, palla per Bonomi. Adesso è Kacerik, prova Kacerik, fondamento combinato a Kacerik. Chi l'ha subito? Eh sì, Sofia The Brain Vespignani. Era penetrata Martina Kacerik, apertura alla solissima Carlotta Picco, ma non c'è stato il tempo perché la numero 8, Brain Woman, ha subito lo sfondamento. Complimenti a Sofia. Franco adora Sofia. Ma insomma, chi ama il basket non può che adorare questa reincarnazione in salsa rosa di Joe Stockton. E allora Sofia Vespignani attacca Bologna, Landi per Russo, mano sinistra per Russo che poi scarica, rischia di perdere palla Bologna, ancora Landi, Landi penetrazione contro Zandalasini che la stoppa, prova a correre Cecilia Zandalasini contro la Vespignani, Mistò, sbaglia la Mistò, 1:20, 50-53, Geas spreca due occasioni in attacco. Palla della partita, sbaglia per una volta Vespignani, recupera Picco, fallo di Vespignani su Martina Kacerik. Primo fallo del quarto, è a zero mentre il Geas ne ha 4. 3 minuti, 3 punti, chiedo scusa per un minuto, rimessa Picco. Elena Mistò. Martina Kacerik, Picco, sbaglia ancora il Geas, rimbalzo per Vespignani, 40 secondi, ancora Sofia Vespignani, Alessia Cabrini, Francesca Romana Russo contro Picco, raddoppio la Zandalasini, Cabrini per Vitari, ancora Cabrini, prova Cabrini, corto il suo tiro ma provvidenziale Landi, però passano i 24 secondi, allora 21 secondi, 50-53. Non c'è time out dentro Grassi, anzi adesso c'è time out fuori, Mistò alza il quintetto se non sbaglio con Grassia, time out, più 3, 21 secondi a giocare, Franco Aguilar. Dopo l'annuncio 21 secondi da giocare, più 3 Bologna, ma Bologna ha anche 3 falli da spendere per il bonus, quindi sicuramente Scanzani farà, scusa, Annunziata farà giocare qualche secondo, fallo, farà giocare qualche secondo, fallo, fino ad arrivare al bonus a fare magari
un fallo per mandarla a lunetta per due tiri liberi. Credo che potrebbe essere questa la chiave difensiva di Bologna. Geas potrebbe anche cercare un canestro immediato da due e fare subito fallo, il che non sarebbe una cosa tanto fuori di segno. Allora, vi avevamo promesso una grande gara e una grande gara c'è. 21 secondi, 50-53, 4 i falli di squadra del Geas, uno solo quello della Fortitudo Rosa Bologna. E come diceva Franco, qui ci sono tre falli da spendere. Vediamo la scelta di Cinzia Zanotti, che ha comunicato nel time out alle sue ragazze. Fallo della Vespignani sulla numero 18, Beretta, subito fallo. Non si sono mossi praticamente i secondi, 21 secondi, due, altri due per intenderci. Palla Kacerik, si rimette, si gioca adesso. Martina Kacerik, taglio della Zandalasini, perde palla Zandalasini, gli monta un'ottima guardia da Landi, 13 secondi più 3. 13 secondi più 3. Altro time out, adesso Franco è una guerra di nervi. Solo 13 secondi con ovviamente accresciute ulteriori possibilità di ghermire lo scudetto da parte delle felsine. Ovviamente il tempo è il miglior alleato di Bologna e il peggior nemico del Geas. 3 punti, 13 secondi, rimessa in attacco. C'è Maurizio che passeggia in maniera molto serafica davanti alla panchina. Geas proverà a rubare palla sulla rimessa e ove non ci riuscisse a fare subito fallo e a mandare in lunetta Bologna. Vedremo, 13 secondi ancora da vivere intensamente. 50-53, due falli da spendere Bologna. 13 secondi, rimessa in zona d'attacco per le felsine. Occhio che qui si fa la partita, qui si vince lo scudetto. Degna conclusione di una finale palpitante. Landi contro Grassia, la rimessa. Vediamo lo schema di Bologna. Esce Vespignani che prende palla. Non c'è fallo. Sì, adesso c'è fallo. Fallo di Kacerik su Vespignani. Si chiariscono le due, come sottolineava Franco, compagni di nazionale. 50-53, 10 secondi. Va in lunetta Sofia Vespignani. La piccola grande play di questa Fortitudo Rosa. Occhio che con 10 secondi da giocare si può mettere un ulteriore possesso. Va dentro Sofia Vespignani. Primo libero dentro. Sbaglia il secondo. 50-54, 10 secondi. Zandalasini. Kacerik. Si palleggia sul piede Kacerik, perde palla. È finita. Russo. Vince Bologna 50-54. La Fortitudo Rosa Bologna è campione d'Italia 2013 di basket under 17 femminile. Franco Di Lardi per la meritata conclusione. Il mio ringraziamento a te Franco per questa splendida telecronaca insieme e le tue osservazioni a fine gara. Partita equilibrata, forse Bologna qualcosina in più oggi l'ha messa in campo, ma veramente onore al Geas per quello che ha fatto, per quello che sta facendo. Ricordiamo che ha giocato questa edizione in non perfette condizioni fisiche, con giocatrici importanti con problemi. Questo non va a ledere il merito di Bologna, che ha veramente fatto una grande manifestazione, un grande torneo. Complimenti a tutti, complimenti veramente a tutti. E allora grazie, il saluto da coach Franco Di Lardi, da me Luca Maggitti, l'appuntamento per le successive, spero, iniziative di sport che si svolgeranno a Mosciano. Un saluto al Palasport di Mosciano Sant'Angelo. Ovviamente per chi ci segue in diretta nei giorni prossimi si potrà rivedere la partita e anche vedere le premiazioni e le interviste che andremo a realizzare insieme con coach Franco Di Lardi.